Le ultime due domande non le ho raccoppate in un argomento specifico perché sono appunto di argomenti differenti. Volevo chiederti come ti organizzi quando fai un nuovo prototipo. Realizzi un solo minno ben impermeabilizzato e hai dei metodi per provare le palette e piombature differenti sullo stesso minno? Oppure realizzi vari minno con caratteristiche diverse di paletta e imprimature e scegli quello che va meglio? Diciamo che ormai dopo un po' realizzo degli artificiali un po' a botta sicura, cioè penso, ho un'idea, ho una necessità e quindi progetto già l'artificiale in partenza in modo che abbia le caratteristiche che mi servono. Per capirsi, se voglio un artificiale che sia affondante con wobbling accentuato, so già che mi dovrò fare un artificiale di una certa forma e la piombatura dovrà essere posizionata in un certo modo La paletta in genere, se voglio un artificiale affondante, avrà sempre più o meno quelle inclinazioni e quelle dimensioni in proporzione all'artificiale. Quindi diciamo che adesso, con un po' di esperienza, non ho bisogno di grandi prove, cioè ovviamente farò un prototipo, lo testerò, ma si casca lì, non ho bisogno di grandi cose. Però, mettendo nei panni di uno che è all'inizio, come farei io? In realtà, prima cosa, siccome sono fondamentalmente prigo, tenderei a non fare 20.000 prototipi con caratteristiche diverse per vedere quello che va meglio e poi scegliere quello. Io comincerei con uno e quantomeno l'inclinazione della paletta cercherei di darla a cioè, di chiapparla a priori, anche perché, per capirsi, un minno galleggiante in genere ha un'inclinazione della paletta, a meno che non lo voglia fare con un assetto tipo crank, con l'inclinazione di un'inclinazione di 30, 40 gradi, 45 massimo. Che poi ovviamente se lo voglio fare affondante, in genere l'inclinazione della paletta è ben più marcata, quindi anche un 70, 80, 80 gradi. Se voglio fare un crank, l'inclinazione è un crank di profondità, l'inclinazione sono sempre più o meno le stesse, quindi quantomeno l'inclinazione della paletta ce l'ho, si sa a priori più o meno, quindi la forma, se ho deciso qual è la forma è quella. L'unica cosa che ho come variabile mi diventa le dimensioni della paletta, il tipo di paletta, la zavorra, però anche lì, per quanto riguarda la zavorra, il quanta si può guardare in maniera per tentativi dopo, dove, guardando anche tutti anche i miei tutorial, quello che si vede, non solo mia, ma insomma di tutti gli autocostruttori o sul sito Black Bass & Co. fondamentalmente, cioè dove più o meno bisognerebbe già avercelo l'idea, in modo cioè, di non andare a tentativi per assurdo su tutti. Quindi io in genere cosa faccio? Almeno all'inizio cosa facevo? Realizzavo la mia sagoma, tagliavo lo scasso per la paletta, poi impermeabilizzavo tutto, montavo tutto e cominciavo a vedere prima cosa quanto piombo. Quindi artificiale impermeabilizzato, mettevo una paletta più o meno che ritenevo giusta, ma mi serviva solo come peso, anellini, ancorette, e mettevo nell'acqua. Poi aggiungevo piombo fermandolo con un pezzettino di nastro di carta, tanto mi serviva provvisorio soltanto per vedere quanto ce ne andavo. Trovata la quantità, smontavo, cioè toglievo la carta e lo andavo a posizionare questo piombo dove a
avevo già predisposto lo scasso, ma ovviamente sul prototipo in genere stavo molto, molto largo, quindi se dovevo, lo rimettevo nel posto dove pensavo o in teoria doveva essere il punto ottimale di posizionamento del piombo, lo fermavo leggermente con in genere della plastilina, oppure se volevo fare delle prove un pochino più importanti con appena appena una gocciolina di attack, in modo che rimaneva fisso, ma poi volendo lo staccavo, forzavo un pochino e lo staccavo, e con quello andavo a vedere, rifacevo le prove d'assetto, mettevo la paletta che mi serviva, anche lì fissata in genere con appena un gocciolino di attack, oppure proprio per fare sulle va in vasca in casa la prima prova fissata delle zeppette, insomma, in modo provvisorio. Facevo le mie prove, guardavo un movimento. Poi, per fare una prova vera e propria di movimento, ci mettevo una goccina d'acqua sulla paletta e provavo. Mettendola in vasca leggermente, potevo cambiare la paletta, vedere quella che mi faceva scondizzolare di più, o c'aveva un rollio maggiore o andava più giù, insomma, a fare le mie prove. Quindi in genere io tendo a fare un solo prototipo, però ci sono delle volte delle situazioni in cui sei indeciso proprio su tutto, cioè sia sull'inclinazione della paletta. Certo, se tu vuoi provare due inclinazioni della paletta, l'unica è fare due artificiali, perché se no lo scasso diventa un problema. E se il posizionamento del piombo hai dubbi su posizioni completamente diverse, bisogna che tu faccia due artificiali. Ora, dopo tanti anni, ti dico che negli ultimi 5 anni, per capirsi, non mi è mai capitato di dover fare due prototipi. Poi di provare con palette diverse, sì, o zavorrature leggermente diverse, sì, ma di rifare il prototipo mai. Secondo te funzionano meglio i rigidi, gli snodati o i misti come movimento reale attrattivo? Questa domanda l'ho lasciata un attimino per ultima, perché si esula un pochino dal lato costruzione, però la domanda è interessante, può essere interessante. Il problema è che la risposta non c'è. Cioè, te stai parlando mi chiedi un movimento reale e attrattivo. Le due cose non sempre possono andare di pari passo. Cioè, ci sono delle situazioni in cui il pesce tende a preferire un qualcosa di altamente realistico, e su questo in genere le gomme sono leggermente favorite. Altre volte prediligono esche che hanno il movimento che per loro in quel momento è attrattivo. Cioè, è un movimento che in quel momento gli fa scattare l'istinto predatorio. E non è detto che sia un movimento realistico. Quindi, se la domanda è quale tra le esche rigide, snodati o ibridi con gomma o gomme è migliore, quindi funziona meglio, o è più appunto attrattivo, non c'è risposta, nel senso che tutte, indistintamente, senza né se e senza ma. Però bisognerebbe, cioè, se però qui si entra poi in un discorso lungo, ognuna di queste esche ci può essere il caso in cui sia più attrattiva rispetto a un'altra, abbia una resa maggiore rispetto a un'altra, ma in quel momento, in quella condizione. Non esiste, praticamente, quello che voglio dire, non esiste che l'esca miracolosa o l'esca più attrattiva di tutti. Esiste l'esca valida in quel momento, usata in quel modo.